all'orologio che ho io, ecco. Adesso dovremmo essere entrati nel broadcast live, quindi diamo il benvenuto a chi si è già collegato, chi si è già collegata. Ci prendiamo ancora un paio di minuti prima di cominciare, in modo da cominciare puntualmente alle ore 18 e fare in modo che si colleghino anche le altre persone che erano interessate a seguire il nostro EcoForum Net. Un minuto e cominciamo. Diamo il benvenuto intanto a chi ha raggiunto la pagina di Lega Ambiente Liguria e si è collegata con noi. Stiamo per cominciare. Bene, sono le 18, io comincerei questo primo incontro, quindi buonasera a tutte e tutti, grazie per averci aggiunti qui su questa piattaforma, sulla nostra pagina Facebook di Lega Ambiente Liguria. Il primo incontro di cinque che abbiamo organizzato e che abbiamo ribattezzato EcoForum Net. A questo primo incontro partecipano Luca Piatto, che è il responsabile area rapporti con il territorio del Consorzio Nazionale Imballaggi, e Giorgio Zampetti, che è il direttore di Legambiente. Questa prima puntata, questo primo incontro, abbiamo dato un titolo secco e molto chiaro, diciamo. Facciamo il punto sulla raccolta differenziata dei rifiuti. E abbiamo deciso di fare questo EcoForum Net proprio perché siamo entrati in un periodo assolutamente particolare in questi ultimi 2 mesi a causa del coronavirus. Abbiamo visto insomma i nostri stili di vita cambiare, è utile fare una riflessione anche rispetto alle prospettive che ci sono dal punto di vista della gestione del ciclo dei rifiuti e della economia circolare nel suo complesso. La prima puntata abbiamo voluto invitare il Consorzio Nazionale degli Imballaggi a questo EcoForum Net perché appunto ci ritroviamo sulla rete, ma anche perché ci interessa fare rete con tutti quei soggetti che in questi anni ci hanno seguito, con i quali abbiamo dialogato, con i quali stiamo costruendo passo dopo passo le migliori pratiche. E ci confrontiamo su questo per quanto riguarda appunto lo sviluppo dell'economia circolare. Con il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, io voglio ricordare, in Liguria, nella nostra regione, abbiamo cominciato a relazionarci sviluppando alcuni progetti, in particolare ricordo Ricicla Estate, che per alcuni anni ha coinvolto 24 comuni costieri nel periodo dove la pressione turistica è più forte, quindi nei mesi di luglio-agosto siamo andati nei comuni costieri attraverso un approccio ludico con i nostri animatori per raccontare che cos'è, come si fa, quali sono i grandi vantaggi ambientali, economici e sociali della raccolta differenziata. Quindi animando con diverse serate in questi 24 comuni che hanno aderito all'epoca alla nostra campagna Ricicla Estate, animando le principali piazze dei paesi. Poi Ricicla Estate si è trasformata, è diventata l'Ecoforum Tour, dove siamo entrati anche dentro gli impianti,
della raccolta differenziata, proprio per far comprendere quali sono le diverse fasi del ciclo di gestione dei rifiuti, andando a scoprire nella nostra regione le migliori pratiche. Oggi abbiamo appunto trasformato per queste necessità, cui dicevo in premessa, in Ecoforum Net, quindi fare rete con i soggetti che sono protagonisti dell'economia circolare. Voglio ricordare, sin dall'inizio, i prossimi 4 incontri. Avremo il 13 maggio lavoro, sicurezza, le opportunità dei materiali post-consumo, e ne discuteremo con Federico Vesigna, il segretario della CGIL Liguria, e con Maria Maranò della segreteria di Legambiente, sempre alle ore 18 e sempre sulla pagina di Legambiente Liguria. Il terzo incontro sarà il 15 maggio, in questo caso come la filiera della carta può tutelare le foreste mitigando il cambiamento climatico, ne discuteremo con Enzo Scalia, direttore di Relife Group, e con Edoardo Zanchini, il nostro vicepresidente nazionale. Il 18 maggio per il quarto incontro, la gestione della filiera dei rifiuti dalla raccolta agli impianti, in questo caso avremo il presidente Pietro Congiglione di AMIU e la direttrice di AMIU, la dottoressa Tiziana Merlino, e sarà con noi il presidente nazionale Stefano Ciaffani. L'ultimo incontro saremo in collegamento con l'unico comune capoluogo ligure, il comune della Spezia, che supera il 65% di raccolta differenziata, quindi lo consideriamo un comune virtuoso, ma in questo caso qui vorremmo fare un passo in avanti ragionando anche come la pubblica amministrazione possa contribuire allo sviluppo della green economy. Quindi parleremo di acquisti verdi, di criteri ambientali minimi, e lo faremo con Christopher Casati, assessore all'ambiente del Comune della Spezia, e con Enrico Fontana della segreteria di Legambiente. Andrei a questo punto, entrerei nel merito di questo nostro primo incontro. Quando parliamo di raccolta differenziata dei rifiuti è inevitabile fare riferimento a delle pratiche, a delle buone pratiche. È utile fare riferimento anche a dei numeri, perché noi abbiamo visto e sappiamo che la regione Liguria è una regione che nel nord Italia è tra quelle più arretrate da un punto di vista del raggiungimento delle percentuali. In questi ultimi anni i comuni ricicloni, cioè quelli che hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata, hanno visto un deciso incremento, perché siamo partiti nel 2014 con 16 comuni su 234 che raggiungevano il 65%, nel 2015 sono diventati 32, nel 2016 64, poi 100 nel 2017, 110 nel 2018, per cui in questi ultimi anni, e facciamo sempre riferimento ovviamente a dati e ad annualità che sono certificate dal punto di vista numerico, per cui non abbiamo il 2019 che sarà certificato quest'anno, ci fermiamo al 2018 con 110 comuni che hanno raggiunto il 65%, però ce ne sono 124, quindi oltre il 50% che ancora non raggiungono questo il valore di legge, e ben 58 comuni, quindi praticamente un quarto dei comuni liguri, che ancora non raggiungeva, ci auguriamo che i dati che verranno poi elaborati vedano un netto miglioramento, perché avevamo appunto ancora 58 comuni che non raggiungevano il 35%, tra cui anche i comuni più grandi, il comune capoluogo come Genova. Allora, di questi numeri noi negli anni ne abbiamo sempre discusso con il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, anche premiando i comuni ricicloni, però il focus su cui oggi vorremmo un po' approfondire lo facciamo appunto con Luca Piatto. Luca, io ti chiederei, come prima cosa, non vorrei dare per scontato a chi ci sta ascoltando di sapere che cosa sia il Consorzio Nazionale di Imballaggi, qual è il suo ruolo sul territorio e che cosa fa, e quindi ti chiederei di spendere qualche minuto proprio per presentare il Consorzio Nazionale degli Imballaggi. A te la parola. Certo, grazie innanzitutto, un saluto a tutte le persone collegate. Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un consorzio privato delle aziende italiane che producono e utilizzano imballaggi.
a cui è stato dato il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio, cioè ciò che resta degli imballaggi una volta che li abbiamo usati e che diventano rifiuti. Gli imballaggi sono costituiti da materiali quali acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, sono tutti materiali efficacemente reintroducibili nei cicli produttivi, in altre parole, tutti materiali riciclabili. Per questo già a livello europeo, già da oltre 20 anni, è stato dato appunto mandato a tutti gli stati membri di garantire il raggiungimento di obiettivi di recupero e riciclo, cioè una quota di questi rifiuti devono essere obbligatoriamente riciclati e non buttati in discarica, appunto terminando così la loro vita. In Italia il garante per il raggiungimento di questi obiettivi è proprio CONAI, che è il consorzio che raduna tutte quelle imprese che producono e utilizzano imballaggi. CONAI non fa tutto questo da solo, lo fa insieme a 6 consorzi di filiera, ce n'è uno per ogni materiale, quindi abbiamo il CIAL per gli imballaggi in alluminio, Ricrea per gli imballaggi in acciaio, Rilegno per gli imballaggi in legno, Comieco per gli imballaggi in carta e cartone, Coreve e Corepla per gli imballaggi rispettivamente in vetro e in plastica. Cosa fa CONAI insieme ai consorzi di filiera? Prima di tutto garantisce a tutti i comuni che fanno la raccolta differenziata di questi materiali una destinazione certa dei materiali, appunto dei rifiuti raccolta in forma differenziata. Lo fa attraverso l'accordo quadro che è stato sottoscritto da CONAI con ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'accordo quadro dice una cosa molto semplice: i comuni che fanno la raccolta differenziata di questi materiali possono conferire i loro rifiuti ai rispettivi consorzi di filiera, i quali riconoscono un corrispettivo che costituisce i maggiori oneri, cioè le spese che loro hanno sostenuto per fare la raccolta differenziata. E inoltre garantisce l'avvio a riciclo dei materiali che gli sono stati consegnati. Ecco, prima ho detto i comuni possono conferire. Questo è un aspetto molto importante, perché il sistema consortile con i consorzi di filiera lavorano in un'ottica di sussidiarietà, cioè quei materiali, quei rifiuti che i comuni riescono autonomamente a avviare a riciclo attraverso il mercato, ecco, lo possono fare. Se non trovano però una destinazione sul mercato a questi materiali, ecco che c'è il sistema dei consorzi che acquisisce, ritira questi materiali, li avvia a riciclo e ripaga i comuni per i costi che hanno sostenuto. Qualche cifra magari relativa proprio alla Liguria: tra l'altro un trend in crescita, noi abbiamo non abbiamo i dati complessivi del 2019, ma abbiamo già un'idea abbastanza precisa di quello che sta succedendo. Ecco, se nel 2018 sono stati conferiti al sistema dalla Liguria poco più di 100.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio, nel 2019 arriveremo quasi sicuramente oltre, probabilmente tra i 110 e i 120.000, quindi questo è un dato molto positivo. E anche per quanto riguarda appunto le risorse riconosciute, passeremo dai 13 milioni di euro che sono stati appunto restituiti ai comuni liguri per le operazioni di raccolta differenziata a un dato del 2019 che dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro. Il sistema consortile tuttavia non fa solo questo, non si limita attraverso l'accordo quadro a ritirare i materiali che non trovano allocazione sul mercato, ma sostiene anche lo sviluppo della raccolta differenziata, aiutando i comuni a fare i progetti di comunicazione e aiutando anche i comuni e le realtà locali a sviluppare dei progetti di sviluppo della raccolta. In Liguria abbiamo un'esperienza molto positiva alla Spezia, che tra l'altro, se non sbaglio, di questa esperienza positiva Legambiente Liguria si è occupata e ha dato anche risalto a questa bella iniziativa. Grazie, grazie Luca per l'esaustiva spiegazione. Dicevo nell'introduzione che in questi 2 mesi abbiamo cambiato sostanzialmente i nostri stili di vita, in particolare rimanendo nell'ambito, ovviamente facendo il focus sulla gestione dei rifiuti. Uno dei dati che a me facevano riflettere, che sono
emersi insomma dagli studi, da studi di settori, da indagini gestite da questo punto di vista, è che per esempio nelle famiglie è diminuito il consumo del cosiddetto fresco e gli acquisti si sono spostati più sui prodotti a lunga e media conservazione, con tutto quello che ovviamente ne consegue anche dal punto di vista degli imballaggi, della gestione di questi, e la percezione che c'è, non sappiamo se è suffragata dai numeri, adesso magari Luca ci dai un po' una lettura anche da questo punto di vista, capire se c'è stata oggettivamente una variazione nei quantitativi di rifiuti, negli imballaggi, se c'è stato da questo punto di vista un incremento o un decremento rispetto alle frazioni. Aggiungo, non parliamo strettamente di imballaggi, ma è un fenomeno di cui stiamo discutendo insomma da diverse settimane e che ci ritroviamo a gestire, che dovremo gestire ancora per diversi mesi, perché tra gli oggetti che entrano a far parte del nostro sacchetto, della spazzatura, del nostro bidone, e purtroppo non solo di questi, ma vengono anche abbandonati nell'ambiente, abbiamo avuto grandissime quantità e avremo appunto da gestire grandissime quantità di mascherine e guanti monouso. Quindi con Luca e con Giorgio, insomma, cerchiamo un po' di comprendere anche questi aspetti. Noi sono anni che effettuiamo con i nostri volontari delle indagini sulle spiagge, andiamo letteralmente a caccia di rifiuti con le nostre attività di citizen science, di cittadinanza attiva scientifica, cataloghiamo pezzo per pezzo ciò che viene trovato. Purtroppo abbiamo tante segnalazioni di abbandoni, quindi di ritrovamenti nell'ambiente di guanti e mascherine monouso. Quindi su questo aspetto qui vorrei da parte vostra una riflessione. Darei prima la parola a Giorgio e poi a Luca. Sì, grazie tanto, approfitto per salutarvi tutti quanti e insomma farvi anche complimenti per questo ciclo di incontri che mi sembra molto, molto utile e importante anche un po' per ritirare le fila di un tema come quello dell'economia circolare che necessariamente è stata anche al centro delle cronache di quest'ultimo periodo difficile legato anche all'emergenza che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto appunto nelle ultime settimane. Sul tema, diciamo, ovviamente non è ancora facile fare dei bilanci e capire bene quali saranno gli effetti dell'emergenza di questa pandemia in termini di produzione e su quello che è il ciclo dei rifiuti. Però sicuramente qualche elemento interessante che già è emerso è utile iniziare riportarlo anche stasera, su cui iniziare a confrontarci. Noi abbiamo avuto durante la fase delle scorse settimane, quindi con lockdown del paese, sicuramente una riduzione in termini di rifiuti speciali di quelli che sono i rifiuti provenienti dalle attività produttive, diciamo non positiva, perché appunto è stata una riduzione non legata a misure di prevenzione o di anche ripensamento dei cicli industriali, ma è stata soprattutto una riduzione legata proprio alla chiusura delle attività, per cui insomma sicuramente da questo punto di vista alcune categorie merceologiche di rifiuti, soprattutto i rifiuti speciali di produzione industriale, hanno subito un drastico calo, che però, come dicevo prima, è legato purtroppo anche a un problema economico di mancato svolgimento di queste attività. Poi ci sono stati invece altri settori che invece hanno visto un forte incremento nella produzione, anche un affaticamento nella gestione dei rifiuti. Penso soltanto al settore sanitario, con un incremento molto forte anche di rifiuti da gestire e da smaltire, anche di rifiuti contaminati, per cui da gestire con molta attenzione, e quindi sicuramente quello lì è un comparto che invece è andato in direzione opposta rispetto a quello che invece è il comparto, diciamo prima, appunto quello produttivo industriale. E poi in tutto questo contesto non bisogna anche, diciamo, non si può non citare anche il tema della raccolta differenziata di quelli che sono i rifiuti urbani o assimilabili agli urbani. Questo è un po', diciamo, il quadro generale in cui ci muoviamo. Per quanto riguarda quest'ultimo, a mio avviso, durante l'emergenza e durante il lockdown ci sono state
anche dei momenti un po' di confusione che si sono creati nella loro gestione. Ad esempio, con le prime circolari che sono emerse per quanto riguarda la gestione dei rifiuti delle persone che avevano, appunto, che erano ammalate di Covid oppure in quarantena o in isolamento, ha creato della confusione, per cui, diciamo, mentre si chiedeva alle persone, appunto, ammalate di gestire i rifiuti in un certo modo, quelle circolari hanno in qualche momento hanno anche messo a dura prova la raccolta differenziata, per cui c'è stata una prima fase che poi dopo è stata risolta da alcune circolari di chiarimenti che sono venuti dopo, in cui si tendeva a mettere tutti quanti i rifiuti anche urbani e prodotti dalle abitazioni nell'indifferenziato, proprio in nome di una sorta di sicurezza anche sanitaria. Poi, per fortuna, come dicevo, a queste circolari sono seguite delle informazioni più chiare, per cui si è spiegato bene come invece il fatto di mettere i rifiuti indifferenziati e i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni riguardasse soltanto quei casi di quarantena o di persone che si erano appunto ammalate. E questo sicuramente è un altro degli aspetti su cui poi si è fatto chiarimento e su cui però è importante intervenire, perché chiaramente adesso la situazione che si è creata richiede un'attenzione ancora maggiore anche nel seguire le procedure e le regole che ci vengono date. Poi c'è l'altro tema che citavi anche tu, Santo, nel darmi la parola, è quello dei guanti e delle mascherine. Noi come Legambiente siamo intervenuti su questo più volte. Purtroppo siamo intervenuti per denunciare anche in questo caso quei fenomeni di comportamenti illegali, perché così si possono chiamare, di abbandono di guanti e mascherine per strada, che provocano un problema di inquinamento e quindi di dispersione di rifiuti nell'ambiente, ma ricordiamo che è anche un problema sanitario, perché insomma si tratta di dispositivi di sicurezza che vengono indossati proprio per contingentare la diffusione del virus e quindi evitare la dispersione del virus nell'ambiente, che se chiaramente vengono dispersi e sono stati indossati da persone che hanno il virus e possono essere contagiosi, chiaramente possono portare anche dei problemi da questo punto di vista. Noi purtroppo, con il nostro osservatorio privilegiato di tantissimi circoli sul territorio e quindi che va da nord a sud del paese, abbiamo assistito in quest'ultimo periodo a una dispersione molto elevata di guanti e mascherine abbandonate nell'ambiente, e abbiamo più volte richiamato l'attenzione su invece un'attenzione molto forte bisogna essere fatta, che deve essere data alla corretta gestione di questo tipo di rifiuti, che vanno appunto gestiti una volta utilizzati come rifiuti indifferenziati, messi negli appositi sacchetti, così come dicono le disposizioni, e sicuramente ben isolati, mentre invece a tutto questo spesso questi comportamenti non sono stati adottati. C'è poi su questo chiaramente anche la fase che si sta aprendo adesso, si è aperta dal 4 maggio, dal 18 maggio sarà una fase ancora più importante, in cui si vedrà un fortissimo incremento di utilizzo di questi dispositivi, per cui su questo riteniamo che bisogna fare sicuramente un'attività di informazione ai cittadini, ma anche un richiamo a tutte quante le persone perché vengano gestiti nel miglior modo possibile, sicuramente vengono smaltiti correttamente, altrimenti rischiamo di trovarci con delle strade che possono essere letteralmente inondate da questo tipologia di rifiuti, con tutti quanti i rischi che si possono creare al contorno. Per cui un corretto comportamento e informazione molto chiara su come gestire questa tipologia di rifiuti. Questo è un altro aspetto importante per quanto riguarda il tema dei rifiuti legato a questa emergenza. Sul tema della raccolta differenziata, poi penso ci torneremo anche poi più avanti nel corso degli interventi, c'è l'altro tema, appunto, invece, sempre riguardo i rifiuti domestici, in cui sicuramente c'è stato un incremento di utilizzo di imballaggio, di altre, o appunto, anche a discapito del prodotto sfuso, che spesso non è stato possibile reperire, e su questo qui poi bisogna aprire anche un ragionamento un po' più ampio sul tema delle impiantistiche, di quello che poi tiene tutto il ciclo dei rifiuti, ma ci torno poi più in là. Grazie Giorgio. Chiederei anche appunto su questo aspetto, quindi sulla questione delle variazioni, dei quantitativi stimati. Io non so se appunto esistono già dei numeri specifici a Luca Piatto di commentare, insomma. Grazie.
Allora intanto una premessa, noi l'ho detto prima, ci occupiamo di rifiuti di imballaggio, quindi diciamo quanto noi osserviamo è limitato a una frazione importante dei rifiuti urbani che sono i rifiuti di imballaggio, che tra l'altro costituiscono circa un terzo di tutti i rifiuti, ovvero i materiali acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro, come appunto ho detto prima. Sicuramente ci sono state delle variazioni sia a livello quantitativo e anche in qualche caso a livello qualitativo. Accennava prima Giorgio Zampetti appunto a un maggior ricorso agli imballaggi in questo periodo, visto la situazione, e magari anche a un certo tipo di imballaggi in grado appunto di conservare i prodotti più a lungo e quindi mettendoci, diciamo, in condizioni più favorevoli, visto che abbiamo dovuto diradare i nostri acquisti. Quindi ci sono stati sicuramente delle variazioni sia a livello quantitativo che a livello qualitativo. Ecco, anticipo subito che noi non abbiamo ancora dei numeri precisi, perché stiamo parlando di fenomeni che sono avvenuti il mese scorso, 2 mesi fa. Non li abbiamo sui quantitativi e non li abbiamo a maggior ragione sulla composizione dei rifiuti, quindi sull'andare a vedere se magari una certa tipologia di imballaggio è aumentata, oppure no. Rispetto alle altre. Ci siamo fatti anche noi delle idee, delle osservazioni che adesso mi permetto appunto di condividere con voi. Variazione nei rifiuti è avvenuta sicuramente per una variazione nei consumi, quello di cui stavamo parlando, il fatto di aver dovuto diradare i nostri acquisti, soprattutto alimentari, quindi ci ha orientato a prendere alcuni prodotti piuttosto che altri, ma anche il fatto di, soprattutto nelle grandi città, di non consumare il pasto, diciamo, di metà giornata fuori casa, ma in casa. Tutto questo ha influito tantissimo e in linea generale ha influito, io credo, incrementando la produzione, l'acquisto di imballaggi insieme a ciò che contengono e quindi la produzione di rifiuti di imballaggi. Tra l'altro, sempre a livello qualitativo, io credo che ci sia stato anche un incremento di alcune particolari tipologie di imballaggi come le scatole in carta e cartone per via dell'e-commerce, che sempre per le stesse ragioni in questo periodo, voglio dire, ha avuto un incremento. Ora, però, questi due fenomeni che parlano quindi di un incremento della produzione di rifiuti di imballaggio sono neanche compensati, ma sono soverchiati da un altro fenomeno, anche questo richiamato da Giorgio prima, da qualcosa che è successo, che è la chiusura dei locali, dei pub, dei bar, dei ristoranti, che producono a loro volta tutta una serie di rifiuti di imballaggio, soprattutto, che vengono assimilati ai rifiuti urbani e quindi rientrano nel circuito dei rifiuti urbani. E in questo caso invece la conseguenza sulla produzione di rifiuti di imballaggio è di segno opposto, cioè non una riduzione, ma da questi particolari canali un vero e proprio crollo, anzi hanno chiuso tutti, quindi insomma negli scorsi 2 mesi non c'è stato questo flusso e questo si è ripercosso soprattutto sui rifiuti di imballaggio in vetro e sui rifiuti di imballaggio anche in carta. Magari diversificato nelle varie zone geografiche del paese, però abbiamo avuto delle riduzioni sul flusso totale di queste due tipologie, anche insomma, di 10-20 punti percentuali, che sono tantissimi. Sempre questo tipo di flusso ha praticamente quasi azzerato, o comunque ridotto tantissimo. La produzione di rifiuti di imballaggio in legno, che è una tipologia di rifiuti che di solito difficilmente viene o comunque in misura molto ridotta, viene dalle utenze domestiche, viene appunto più dai mercati, che come ben sappiamo, soprattutto i mercati aperti sono stati chiusi, e quindi anche i rifiuti di imballaggio in legno hanno avuto una riduzione di produzione, in questo caso ancora più sensibile di quella che dicevo prima. Per quanto riguarda gli altri materiali, la plastica,
e i metalli, quindi acciaio e alluminio, dalle prime osservazioni invece sembra che non ci siano stati, diciamo, non ci siano state delle differenze a livello di quantità di produzione particolari rispetto al trend in corso, che tra l'altro era in aumento, e questo è un aspetto positivo perché è testimonianza di una raccolta differenziata in crescita. Mi riallaccio a quello che dicevo all'inizio, per la plastica soprattutto è presumibile pensare che sia cambiata un po' la tipologia, i tipi di rifiuti in plastica conferiti, probabilmente vi è stato un incremento delle vaschette e di tutti quegli altri imballaggi che sono tra l'altro molto efficacemente in grado di preservare i prodotti alimentari più a lungo. Però, come dicevo all'inizio, andare ad avere dei dati precisi su questi aspetti in questo momento non è possibile, sono tutte delle supposizioni che possiamo condividere, ma non siamo, ahimè, suffragati dai dati. Vorrei chiudere, diciamo, questa sezione, anch'io parlando dei guanti e delle mascherine, un rifiuto con il quale, ahimè, dobbiamo avere a che fare, con il quale stiamo avendo a che fare. Io stesso, nelle mie rade uscite per andare a fare la spesa, ho dovuto osservare davvero delle cose che mi hanno fatto molto dispiacere, cioè vedere questi oggetti gettati a terra, ma anche in quantità che mi hanno addolorato. Credo di condividere nella maniera più assoluta l'osservazione di Giorgio, laddove dice che è corretta, che è assolutamente necessario fare corretta informazione per la corretta gestione di questi tipi di rifiuti. Io inizio dicendo che non si tratta di imballaggi e quindi non vanno conferiti nelle raccolte differenziate, sono rifiuti che vanno conferiti nell'indifferenziato e che devono essere conferiti nell'indifferenziato, perché se l'alternativa è buttarli a terra quando magari stiamo tornando dalla spesa, credo che insomma sia qualcosa di talmente disdicevole che non ha neanche bisogno di essere spiegato di più, ecco. Grazie anche a te, Luca, per questo approfondimento. Intanto, prima di passare, diciamo così, alla seconda riflessione, voglio ringraziare coloro che si sono collegati dagli assessorati all'ambiente dei comuni di Quigliano, di Sestri Levante, di Rapallo, ci segnalano sulla nostra chat, nei live comments, appunto la loro presenza, così come il direttore di Docs Lanterna, Davide Birri, da Taggia. Ma ci fa molto piacere, perché l'obiettivo è proprio questo, cercare di collaborare, aumentare il livello di riflessione su un tema che è un tema in cui, insomma, nella nostra regione sappiamo ancora tanti rifiuti vengono esportati verso altre regioni, per cui nel dibattito la questione della gestione dei rifiuti è assolutamente centrale. Per tornare invece appunto alle nostre riflessioni, il sistema di gestione del ciclo dei rifiuti è molto ampio. Volevo capire dai rispettivi osservatori, quello del nostro direttore di Legambiente Giorgio Zampetti e di Luca Piatto del Consorzio Nazionale degli Imballaggi, dove secondo voi ha sofferto di più questa filiera, questo sistema organizzato, perché ovviamente ci sono state tutta una serie di deroghe, ad esempio sullo stoccaggio, necessariamente in questi due mesi hanno chiuso alcuni impianti, altri sono rimasti aperti, altri hanno funzionato a singhiozzo. Il mercato delle cosiddette materie prime e seconde come ha risposto? È in sofferenza e quindi in un'eventuale ripresa ci saranno delle difficoltà? C'è un mercato europeo che riesce a assorbire le materie prime seconde e quindi i materiali che una volta lavorati tornano in ciclo? Quali sono state, se ci sono state, le sofferenze da questo punto di vista? Giorgio, a te la parola. Ah sì, su questo diciamo
non che la situazione prima dell'emergenza Covid fosse una situazione rosea, purtroppo, nel senso che noi sono tanti anni, diciamo, ma questo anche insieme a tanti operatori del settore che operano appunto nella gestione dei rifiuti, che chiediamo un quadro normativo in un contesto ovviamente molto più favorevole ai temi del riciclo e dell'utilizzo della materia prima seconda. Perché oggi, diciamo, su questo un po' la carenza normativa e quindi, diciamo, la mancanza dei cosiddetti decreti end of waste, che servono a classificare la materia prima seconda in quanto materia da poter utilizzare nuovamente e non più come rifiuto. In parte la carenza impiantistica riguarda tante regioni del nostro paese su diverse tipologie di rifiuti, hanno fatto sì, insomma, e poi come terzo elemento la mancanza anche di sbocchi produttivi per la materia prima seconda prodotta hanno fatto sì che, diciamo, sull'intero ciclo dei rifiuti noi ci trovassimo già in una situazione emergenziale, emergenziale in alcuni territori, ma comunque sì, anche nei territori più virtuosi è una situazione piuttosto critica, e anche, insomma, alcune frazioni merceologiche, penso alla plastica riciclata, penso alla carta, penso anche, diciamo, alcune filiere che sono più consolidate, su cui oggi sarebbero tutte quante le conoscenze e le possibilità di arrivare a chiudere il ciclo, comunque sì, abbiamo avuto diverse criticità. Pensiamo soltanto nel nord Italia quello che è successo fino a diversi mesi fa sul tema dei residui di stoccaggio delle plastiche, con dei fenomeni di combustione, o comunque sia con il problema anche del mancato sbocco spesso di questo materiale. Quindi, insomma, noi partiamo già da una situazione che era una situazione non proprio facilissima da gestire, e soprattutto a ridosso del recepimento in Italia della direttiva, del pacchetto di direttive sull'economia circolare, in cui c'erano ancora molti, molti tasselli da completare per riuscire a chiudere il ciclo. In questa situazione, chiaramente, poi si è introdotta l'emergenza Covid, e si è introdotta con un'azione che è stata quella necessaria anche per fermare il propagarsi del contagio, che è stata quella del lockdown, che ha chiuso per diverse settimane molte attività produttive. Chiaramente questa situazione ha fatto sì che anche quelle attività che prima recepivano la materia prima seconda, quindi, diciamo, il materiale proveniente dall'attività di riciclo delle varie filiere, si sono fermate, per cui in questo, diciamo, hanno smesso di recepire questo materiale, e poi si è anche creata uno stop per quanto riguarda l'esportazione del materiale stesso, che chiaramente rimaneva a quel punto in Italia. E questa fase ha quindi creato una sofferenza dei siti di stoccaggio, e quindi da qui sono arrivate diverse ordinanze, diversi interventi che hanno da una parte aumentato la capacità di stoccaggio, però purtroppo si è iniziato anche a discutere di come la soluzione potesse essere quella dell'incremento delle capacità di incenerimento, di termovalorizzazione dei rifiuti, o a volte anche a riaprire le discariche o aumentarne la capacità per far fronte a questa situazione emergenziale. È chiaro che su questo tassello bisogna prestare molta attenzione, perché noi in questo momento ci troviamo a un bivio importante, che è appunto il bivio di riuscire a fare il salto di qualità, su cui già abbiamo tutte quante le carte regola per farle, e quindi insistere per puntare sull'economia circolare, sul riciclo e sull'utilizzo della materia prima seconda, e invece di non fermarci in questo percorso, perché, diciamo, uno stop di questo tipo di percorso comporterebbe un ritorno anche molto velocemente al vecchio modello lineare, per cui, diciamo, sistemi di smaltimento che non sono in linea con quelle che sono anche a disposizione europee, e che noi assolutamente non auspichiamo chiaramente per questo paese. Detto questo, l'emergenza che si è creata per quanto riguarda quindi il secondo tassello, non tanto la raccolta differenziata quanto il tassello secondo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti una volta raccolti e avviati ai siti di stoccaggio, ci insegna molto, ci insegna che oggi serve completare l'impiantistica a servizio del riciclo, e ci insegna anche che oggi bisogna lavorare molto per favorire lo sbocco dell'utilizzo di questa materia prima seconda. Come si fa? Si fa attraverso l'incremento di politiche anche economiche e anche di normative che siano a favore dell'utilizzo della materia riciclata e siano a favore della diffusione dei prodotti provenienti,
costruiti e fabbricati attraverso il materiale riciclato. Se noi riusciamo a mettere in campo anche quest'ultimo tassello, riusciamo anche a completare quei punti critici, a risanare quelle criticità che ci hanno mandato in forte sofferenza in quest'ultimo periodo. Di fatto, per dirla con una frase finale, poi magari intervengo dopo e forse sono andato pure troppo lungo, è come se l'emergenza avesse fatto un po' da cartina di tornasole su quelle che sono alcune carenze che già esistevano in Italia, ma che in questo momento ovviamente sono venute ancora di più alla luce in maniera ancora evidente. Quindi noi ci auguriamo che alcuni provvedimenti sono stati presi per far fronte a queste emergenze in un momento di chiusura delle attività produttive e quindi di un difficile sbocco anche di questo materiale, non diventino, cioè che non si trasformino assolutamente in provvedimenti duraturi, ma invece si torni indietro per ragionare su come completare la filiera e come completare il ciclo per far sì che si risponda in maniera concreta ed efficace ai principi dell'economia circolare. Grazie Giorgio. Vediamo se se Luca Piatto è in collegamento, perché forse c'è stato qualche problema tecnico. Nel caso, Giorgio, ti chiederei di proseguire con le cose che volevi dire, perché non mi sembra che Luca ci sia. Quindi, se volevi appunto aggiungere un pezzo al tuo ragionamento, mi sembra assolutamente utile. Sì, lo faccio volentieri, appunto mi ero fermato, tanto insomma sarei intervenuto per fare anche uno scambio con Luca Piatto, ma diciamo riparto da dove mi ero fermato, nel senso che l'altro tema critico che c'è stato, che ha creato anche appunto questo intasamento, no, del ciclo dei rifiuti, è stato anche lo stop all'esportazione di molti materiali riciclati. Quindi, mettendo insieme i pezzi, da una parte la mancanza di impiantistica, dall'altra il mancato utilizzo di materia prima seconda e il fatto che l'esportazione abbia mandato in sofferenza il sistema italiano, partendo da queste tre criticità io penso che sia abbastanza evidente la strada da percorrere, soprattutto quelli che sono gli interventi prioritari da fare in questa prima fase. E quindi, diciamo, da una parte andare a completare una filiera italiana del riciclo, che non vuol dire fermarsi al primo tassello della raccolta differenziata o al trasformare appunto le varie frazioni di raccolta differenziata in materia prima seconda, ma vuol dire anche trovare quegli impianti che producono nuovi prodotti, nuovi materiali a partire dal materiale riciclato, e soprattutto dare sbocco anche economico a questo materiale, perché soltanto completando fino all'ultimo tassello, anche quello del mercato dei nuovi materiali, riusciamo a far sì che non si vada a intasare gli impianti di stoccaggio, ma che tutto quanto funzioni nell'ottica appunto data anche dalle direttive europee. E per far fronte a questo tipo di politiche è fondamentale che si vadano a completare anche quei tasselli normativi e di semplificazione che ancora oggi mancano. Noi abbiamo presentato nelle scorse settimane le 33 proposte per un Green New Deal in Italia. È stato fatto, diciamo, un documento a cura di Legambiente anche per intervenire un po' sul tema delle semplificazioni di cui tanto si sta discutendo a livello anche parlamentare e governativo in quest'ultimo periodo. E in queste proposte, diciamo, tra le varie tematiche abbiamo inserito fortemente anche il tema dell'economia circolare, dove abbiamo chiesto che le semplificazioni non devono andare nella direzione di appunto aumentare la capacità di smaltimento secondo i vecchi sistemi in modello lineare, ma oggi le semplificazioni devono andare proprio nell'ottica di favorire l'economia circolare, per cui vuol dire semplificazioni per favorire l'impiantistica, pensiamo soltanto all'impiantistica a favore del trattamento della digestione anaerobica dei rifiuti organici, che oggi è una, diciamo, di quelle che forse soffre più di carenza di impianti in giro per il paese. Pensiamo agli impianti che producono appunto materiale riciclato nelle varie filiere. L'altro tema è quello poi di creare delle normative che permettono di utilizzare questo tipo di materiale, e quindi oggi il tema dei decreti end of waste, che appunto sono quei decreti che permettono al materiale, una volta prodotto, di uscire dalla classificazione di rifiuto, è un altro tema fondamentale di cruciale importanza, perché se non abbiamo quel tipo di normativa, tutto quello che si viene prodotto anche dagli impianti di riciclo rimane rifiuto e quindi con una forte difficoltà di utilizzo. Noi oggi abbiamo un'impiantistica
molto, molto avanzata anche a livello tecnologico. Abbiamo su alcune frazioni i primi impianti al mondo, addirittura sono stati fatti in Italia, pensiamo agli impianti in Veneto per il riciclo di pannolini, che oggi producono di fatto plastica, ma di nuova materia assorbente e cellulosa, che però non possono, diciamo, spesso trovare uno sbocco anche economico, perché appunto gli manca la normativa adeguata. Ora, io ho fatto l'esempio dei pannolini perché è stata una battaglia anche di Legambiente, quella di arrivare all'approvazione del decreto del Land of Waste, che è arrivato nel maggio scorso, e quello appunto dimostra come poi è possibile anche creare un mercato una volta che sia la normativa giusta. Però, diciamo, come si mette uno su questo, è chiaro che quell'altro tassello lì è anche un altro tassello molto molto importante su cui dobbiamo lavorare, perché se non vediamo tutto quanto il ciclo nel suo complesso, rischiamo appunto di fermarci a delle semplificazioni che vanno soltanto a confermare un vecchio modello di gestione dei rifiuti, che però non è assolutamente quello a cui auspichiamo e nemmeno quello a cui che ci chiede l'Europa. Intanto vedo che Luca è tornato, quindi forse... Devi accendere il microfono, Luca. Luca, microfono. Ora ti vediamo, ma Ma non ti è sentiamo. acceso, non mi Ora sentite? è acceso, ora è tutto perfetto. Ti Ah, vediamo ok. dritto, Mi chiedo non sei... scusa, non ho capito, è diventato tutto nero. Capita, il bello, come si dice in questi casi, è il bello della diretta. Stavamo facendo una riflessione su dove il sistema della gestione del ciclo, della gestione delle materie prime seconde, secondo voi è andato in sofferenza, se ci sono stati degli elementi che hanno sofferto di più da questo punto di vista, considerato appunto che ci sono state delle chiusure, che ci sono state poi delle deroghe, che si sono succeduti diversi decreti, diverse azioni, anche con delle differenze fra regione e regione, per cui volevamo riprendere questo tema qua, Luca. Sì, allora, per quanto ci riguarda, il sistema, se non è andato in sofferenza, ha rischiato di andare in sofferenza, ma più che in sofferenza di andare proprio in blocco. Quindi ha rischiato di andare in una sofferenza, oserei dire, letale a livello, degli stoccaggi. Infatti, le varie ordinanze che poi si sono susseguite, che sono state peraltro in qualche modo chieste, sollecitate anche dal Ministero, sono state davvero provvidenziali. Tra le altre cose, noi stessi abbiamo scritto, CONAI, il presidente di CONAI aveva scritto chiedendo interventi di questo tipo. Questo perché? Perché proprio, diciamo, all'indomani del lockdown, in corrispondenza con il lockdown, noi ci siamo trovati in una situazione davvero difficile, perché la prospettiva era quella che andassero a esaurirsi gli spazi per depositare il materiale. Non tanto i rifiuti raccolti, ma quanto proprio anche quelli magari già selezionati. Allora faccio degli esempi. Pensiamo al legno. Chiudono i pannellifici e quindi tutto il rifiuto legnoso che viene raccolto non può essere lavorato per andare a produrre appunto dei nuovi pannelli. Ma pensiamo anche alla filiera della plastica. Ora noi sappiamo la plastica, la raccolta della plastica è composta in verità da diversi tipi di plastica, perché parlare di plastica è come parlare di pesci, si diceva una volta, cioè ve ne sono di tanti tipi diversi. Tra l'altro tutti questi tipi diversi di plastica sono riciclabili, ma ognuno deve essere riciclato per conto suo, quindi bisogna selezionarlo e rimane comunque una quota anche importante che non riesce ad essere riciclata, ma che viene valorizzata, ad esempio, attraverso la valorizzazione come combustibile nei cementifici, ad esempio. Ecco, chiudono i cementifici e questa quota importante di materiale selezionato non può essere più inviata a destino. Anche laddove i cementifici fossero rimasti aperti, molti di questi erano all'estero e non era più possibile muoversi con i camion e oltrepassare le frontiere. Ecco, potrei fare altri esempi, però il concetto è lo stesso. Non era tanto la raccolta in sofferenza, che in qualche modo lo era, accennava prima Giorgio, ho fatto in tempo a sentire alla circolare dell'Istituto Superiore della Sanità, però
Però cosa accadeva a valle della raccolta? Noi avevamo tutti questi materiali che non trovavano uno sbocco, il loro sbocco naturale nelle filiere del riciclo, negli impianti produttivi, e che quindi in qualche modo venivano accatastati nei magazzini degli impianti finali. Ma una volta che questi magazzini si fossero riempiti, ecco, avremmo dovuto cominciare a stoccare questi materiali a livello degli impianti di stoccaggio intermedi, ma prima o poi si sarebbero riempiti anche questi. E questo prima o poi di cui sto parlando non era un periodo particolarmente esteso. Noi per alcune filiere siamo arrivati ad avere, diciamo, un orizzonte di non più di 10 giorni. 10 giorni sono pochissimi. E nel momento in cui si fossero riempiti tutti questi spazi, non sarebbe stato più possibile in qualche modo fare la raccolta differenziata, perché non si sapeva dove mandare questo materiale. Ora noi siamo riusciti a scongiurare, non solo noi naturalmente, con la collaborazione, devo dire, davvero di tutti i soggetti della filiera, a cominciare dal Ministero che ha sollecitato l'ampliamento degli stoccaggi, dalle regioni, la prima me lo ricordo l'Emilia Romagna che ha fatto un'ordinanza in questa direzione, ma anche i vari impianti che si sono davvero prodigati per cercare di risolvere tutte queste situazioni, e siamo riusciti, diciamo, giorno dopo giorno, questi famosi 10 giorni di orizzonte che avevamo, a spostarli sempre più in là, finché abbiamo in qualche modo scavallato questo momento particolarmente critico, e hanno cominciato a riaprire le prime fonderie, hanno ricominciato a riaprire le acciaierie, adesso mi sembra che stiano riaprendo anche i cementifici e via discorrendo, e questo ci ha concesso appunto di superare questo momento difficile. Però vi garantisco che è stato non era un pericolo, cioè non c'è stato un pericolo di blocco imminente, ma era poco più che imminente. Siamo sempre stati lontani dal blocco, per fortuna, ma la paura c'era ed era abbastanza grossa. Non sento più. Scusate, sono io che avevo il microfono, scusatemi. Prima di introdurre l'ultima parte della nostra chiacchierata, volevo riportarvi un paio di domande che ci sono arrivate sulla nostra chat, sui live comments della nostra chat. La prima chiede se esiste un programma per la raccolta dei tappi di plastica a scopo benefico, se sì, dov'è presente? Questa è una domanda forse più locale, ma chiedo anche a voi, perché che io ricordi c'erano dei programmi, ma in alcune situazioni sono stati sospesi, in particolare perché c'era una normativa antincendio, dove erano posizionati questi raccoglitori, non si potevano posizionare in quei luoghi. Però chiedo anche a voi, insomma, se conoscete realtà sui vostri territori e com'è la situazione da questo punto di vista. Quindi la prima domanda: se esiste una raccolta a scopo benefico dei tappi di plastica. La seconda, sulla città della Spezia, in generale sui comuni dove è gestore ACAM, che rispetto al sistema di raccolta tendenzialmente si passa da un porta a porta, quello dei cassonetti intelligenti, in parte è già avvenuta, ci si chiede se questo passaggio dal porta a porta al cassonetto intelligente non possa far retrocedere le percentuali, quindi la qualità della raccolta differenziata. Quindi una domanda legata specificamente al tema della raccolta, del sistema di raccolta. Se vogliamo rispondere, poi andiamo verso le ultime considerazioni. Giorgio, vuoi cominciare tu? Sì, poi magari sul sistema di raccolta di Spezia, magari lascio più la parola a Luca Viatto, perché magari può entrare più nel merito. Anche se, diciamo, partendo da questo, io la considerazione che faccio è che sicuramente, diciamo, su questo tema bisogna, come dicevo anche prima, ribadisco quella considerazione. Noi in questo momento ci troviamo in una fase in cui si è dimostrata l'importanza di alcune politiche messe in campo
negli anni scorsi in termini di raccolta differenziata, in termini di riciclo e di economia circolare più generale, e siamo assolutamente ora nel momento in cui non bisogna assolutamente mollare, nel senso che anche se ci sono delle complessità o se siamo in una fase particolarmente delicata, è questo il momento per continuare a insistere su quelle misure, perché sono quelle che vanno difese a tutti i costi, perché sono le misure che ci hanno permesso ad oggi di essere comunque sia, anche se con alcuni territori ancora in emergenza e sicuramente ancora un po' più indietro, forse la Liguria anche tra questi, poi ci hanno permesso di essere comunque sia un paese che sui temi della raccolta differenziata, del riciclo degli imballaggi è sicuramente primi posti anche a livello europeo, anche in termini di frazioni riciclate. E quindi insomma una informazione come quella data sulla Spezia è sicuramente una notizia che ci deve fare stare molto attenti, perché appunto in una città che forse anche a livello regionale è quella che ha raggiunto dei livelli di raccolta differenziata molto importanti, anche grazie a un sistema di raccolta come quello che noi auspichiamo anche in altre parti del paese, insomma, diciamo, prima di tornare verso altre modalità, insomma, sicuramente bisogna fare tutti quanti ragionamenti accurati e ci auguriamo che non vengano fatti passi indietro in un momento critico come questo, come dicevo anche prima. Sulla raccolta invece dei tappi delle bottiglie, su quello io so che ci sono appunto dei progetti spesso gestiti da associazioni anche per fare raccolta fondi in accordo con alcune filiere locali, per cui penso la risposta sia che dipende poi anche dal luogo a luogo, insomma dalle singole iniziative che vengono sviluppate. Prego, Luca. Vado. Sì. Allora parto dall'ultima cosa che ha detto Giorgio. Sì, anch'io, un po' come dicevi anche tu, fino a qualche tempo fa vi erano alcune esperienze appunto dovute più ad associazionismo per la raccolta dei tappi in plastica. Devo dire che anche qui a livello locale è un po' che non ne vedo anche io. È comunque, colgo l'occasione per dire, un rifiuto che si può conferire naturalmente nella raccolta differenziata della plastica. Tra l'altro i tappi sono appunto in un materiale che è l'HDPE, che diciamo anche un buon mercato. Per venire all'altra domanda, ecco, è decisamente, non dico più complicato rispondere, ma diciamo bisognerebbe accompagnare la risposta con davvero quasi un dibattito, oserei dire. Quello tra la raccolta domiciliare e la raccolta stradale è uno dei tanti derby che abbiamo in Italia. È innegabile che la raccolta domiciliare mette in condizione, quindi il modello porta a porta per intenderci, mette in condizione il cittadino, diciamo, di conferire con più comodità e quindi con quantitativi anche maggiori. Mentre la raccolta stradale probabilmente paga di più degli atteggiamenti non sempre attenti da parte dei cittadini. Vorrei però accompagnare appunto altre due osservazioni. Intanto, dopo tanti anni che stiamo facendo e la facciamo sempre di più e sempre meglio la raccolta differenziata, credo che siamo anche pronti magari a metterci più attenzione e quindi a garantire dei buoni risultati anche con la raccolta stradale. Sotto, non l'ho detto, c'è, voglio dire, la non peregrina considerazione che la raccolta stradale costa a tutti molto di meno. Quindi non è così, secondo me, impossibile pensare di ottenere dei buoni risultati anche con la raccolta stradale. Certamente va calibrata in funzione delle caratteristiche del territorio e anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti. Ci sono certe tipologie di rifiuti, sto pensando all'organico che non ci riguarda, però sicuramente quello è un tipo di rifiuto che è meglio raccogliere in ogni caso con modalità domiciliare. Io personalmente ho delle difficoltà alle volte a portarlo addirittura a piano terra del condominio in cui abito, mi immagino il disagio di doverlo portare per svariati metri per raggiungere la più vicina campana. Ci sono altri materiali invece, e qui vengo a parlare di uno dei nostri, come i rifiuti di imballaggio in vetro, in cui la raccolta stradale è addirittura
più efficace e più efficiente della raccolta domiciliare. Il Consorzio Coreve da sempre difende questa modalità di raccolta, perché anche grazie poi alla sagomatura delle feritoie attraverso cui inserire le bottiglie nella campana, questo dà modo di mettere in atto una selezione all'origine del materiale conferito e aumenta di molto la qualità del materiale che viene raccolto. Quindi le considerazioni sono davvero tante. Nel caso specifico di La Spezia, io credo che sia un'esperienza assolutamente positiva. Ho avuto modo di vedere questo sistema appunto intelligente e credo che abbia tutte le carte in regola per garantire uno sviluppo della raccolta e non una retrocessione. Grazie Luca. Affronterei l'ultima sessione, l'ultima parte, che a questo punto non può che essere che cosa rimarrà di questa lezione che è ancora in corso, questa lezione del Covid, del lockdown, rispetto al sistema, cioè quali sono le prospettive, abbiamo imparato qualche cosa, ci sono delle opportunità che possono essere colte da una situazione di oggettivo disagio, qual è il vostro punto di vista, Giorgio Zambetti? Sì, prima di arrivare alla risposta volevo dire soltanto un'ultima cosa sul tema del porta a porta, poi insomma è chiaro, come diceva giustamente Luca Piatto, è una discussione che dovremmo portare avanti, insomma è uno dei forse è il tema, no? Perché poi insomma spesso ci si confronta, si discute, poi dipende dai luoghi, eccetera. Però insomma lo faccio anche con un invito costruttivo a chi oggi sta pensando a quel sistema. Chiaramente il sistema porta a porta anche in quel caso è un tassello, nel senso che poi anche in termini di costi per i cittadini e pagamento è un tassello che funziona se per esempio noi acquistiamo anche un modello di tariffazione puntuale di pagamento dei rifiuti che ci può aiutare quindi a quel punto anche a introdurre meccanismi di riduzione della produzione dei rifiuti e di meccanismi anche di premialità, diciamo il cosiddetto principio in cui una paga che viene applicato anche ai singoli sulla produzione di rifiuti domestici, per cui è chiaro che per noi è molto importante come sistema da difendere, da cercare di espandere quanto più possibile, perché proprio da quel sistema lì a nostro avviso si possono agganciare una serie di politiche virtuose anche in termini di riduzione, di prevenzione, di una corretta, diciamo, di un'attenzione anche molto maggiore da parte dei cittadini al tema dei rifiuti, che diciamo con altri sistemi invece sicuramente è molto più complicato da mettere in piedi. Per cui insomma, diciamo, su questo è uno dei motivi per cui noi, diciamo, difendiamo, ma anche insomma su, adesso si parla di La Spezia, ma questo anche in tante altre città, quel tipo di raccolta, perché comunque ci aiuta appunto, come dire, si aggancia, adesso parlo della tariffazione puntuale, ma così come la tariffazione puntuale anche a tanti altri meccanismi che tutti insieme poi dopo vanno a incrementare molto di più anche il percorso verso l'economia circolare. Però insomma poi dopo mi fermo qui, perché poi è in effetti un tema che poi va discusso e affrontato insomma con tantissimi elementi che possiamo mettere a confronto. Cosa ci ha insegnato questa emergenza? Ma sicuramente un insegnamento, poi forse l'avevo già accennato prima quando mi sono dilungato un po' di più nella mia risposta, che ci arriva è quello di sviluppare ancora di più una filiera di economia circolare che sia interamente italiana. Questo non lo dico, diciamo, per motivi patriottistici, ma lo dico anche perché, per esempio, spesso il blocco anche delle esportazioni di materiali o di altre cose, diciamo, non ci ha consentito o ci ha mandato in sofferenza il sistema. Cosa vuol dire quando penso a una filiera che sia completa all'interno del nostro paese? Penso che oltre, diciamo, la raccolta differenziata e oltre gli impianti di stoccaggio e di riciclo, dobbiamo assolutamente, allora, da una parte andare a incrementare gli impianti a servizio del trattamento delle frazioni raccolte in maniera separata, e penso soprattutto agli impianti di gestione dei rifiuti organici che oggi sono presenti soltanto in alcune regioni, penso anche alla Liguria che forse avrebbe bisogno di qualche impianto in più, ma penso soprattutto al centro-sud Italia in cui invece sono assolutamente assenti, e per cui i rifiuti di Roma
in gran parte finiscono in Veneto o rifiuti della Sicilia anche finiscono in altre regioni del nord Italia. Questo lo dico perché i rifiuti organici sono fino al 40% della produzione di rifiuti urbani e oggi la carenza impiantistica crea una sofferenza in quella tipologia di rifiuti molto importante. Quindi da una parte il completamento della rete impiantistica, ma dall'altra assolutamente dobbiamo lavorare per creare uno sbocco alla materia prima seconda, per cui dobbiamo lavorare molto sullo sviluppo dei mercati dell'economia circolare, perché facendo questo, quindi mettendo dopo il riciclo anche gli impianti di trasformazione e facendo sì che la materia prima seconda possa entrare all'interno delle industrie e uscire come prodotti composti da materia riciclato, questa cosa qui ci aiuta molto a non andare in sofferenza quando poi si bloccano le esportazioni oppure diciamo c'è un problema come quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. Per fare questo, noi ad esempio abbiamo inserito nelle proposte a cui facevo riferimento anche prima sulla semplificazione la promozione del Green Public Procurement, che sono quegli impianti normative che obbligano già oggi le amministrazioni pubbliche, quindi comuni, scuole, enti parco, insomma diciamo tutte le varie amministrazioni ai vari livelli, ad acquistare e a mettere all'interno dei propri bandi d'acquisto una serie di criteri che vanno in questa direzione. È una normativa che già esiste in Italia, che però ancora oggi è molto disattesa. Quella per esempio potrebbe essere un primo passo che ci aiuta a chiudere il ciclo. Poi sono anche alcune normative che a nostro avviso devono essere cambiate. Un'altra proposta che abbiamo fatto ad esempio è quella di togliere il tetto massimo di utilizzo di PET riciclato del 50% per produrre materiali appunto in plastica, in PET e imballaggi, e fare come avviene anche in altri paesi in Europa, in cui si può utilizzare fino al 100% di materiale riciclato. Anche in questo caso una modifica normativa ci consentirebbe ad esempio uno sbocco, in questo caso parliamo di materie plastiche, materie di plastica diciamo proveniente da riciclo, molto più importante. Quindi impiantistica, creare un'economia di prodotti provenienti da materie riciclato e levare quelle normative che oggi costituiscono un tetto all'utilizzo di materia prima seconda sono tre passaggi che potremmo applicare da subito. Tutto questo anche con una forte attenzione, chiudo perché forse sono andato troppo lungo, a un altro tema che è quello del monouso, perché oggi diciamo anche su quello chiaramente per forza di cose, pensiamo soltanto ai provvedimenti anche di questi ultimi giorni, andrà molto incrementato, per cui così come prima facevo il ragionamento su una corretta gestione anche di nuove tipologie, anche proprio nei comportamenti di come si devono utilizzare e si devono smaltire alcuni materiali, anche su quello andrà fatto un ragionamento a parte, perché per forza di cose troveremo un utilizzo con i materiali da asporto, per esempio ai bar o ai ristoranti, sicuramente molto maggiore. Anche su quello oggi esistono delle alternative o comunque sia dei materiali che possono in parte andare a sostituire quelli esistenti, penso ad esempio al tema delle plastiche compostabili, che potrebbero costituire anche una valida alternativa anche in termini di gestione di riduzione di produzione di rifiuti o comunque sia di avvio a dei filiali di riciclo, per cui si può recuperare poi gran parte di quei materiali. Per cui insomma su tutte queste riflessioni per dire che alcuni punti fermi ci sono su cui lavorare. Quello che ci auguriamo è che si possa aprire presto un tavolo di confronto con gli operatori e con chi decide, chi governa il paese, per far sì che questi punti possano diventare elementi di un tavolo comune e di un confronto. Grazie. Sulla questione raccolta domiciliare, cassonetto intelligente, campana, su questo aspetto qui sicuramente il dibattito, Luca Piatto, che invito intanto ad aprire il microfono, lo ha definito un derby, ci ha scritto nella chat comunque l'assessore Casati dalla Spezia, che con piacere vediamo che sta seguendo già questa prima nostra puntata, ci ricorda che il 21 maggio abbiamo una puntata dedicata a questo e anche al Green Public Procurement. Le ricorderemo alla fine del nostro collegamento quali sono le altre quattro puntate, quindi ci sarà sicuramente un approfondimento. Invitiamo sin da adesso chi è interessato a questo dibattito a seguirlo, perché sarà il 21 di maggio alle 18 sul nostro canale
Facebook di Legambiente Liguria sarà parte del dibattito. Dare la parola a te, Luca, per queste ultime considerazioni. Sì, allora, cosa ci portiamo a casa da questa esperienza? Cosa ci stiamo portando a casa? La prima osservazione che vorrei fare, alla quale tengo particolarmente, è che il sistema, e qui mi riferisco al sistema del CONAI e dei consorzi di filiera, sta reggendo a questo urto incredibile. Non era scontato, perché adesso, senza usare insomma perifrasi drammatiche, però stiamo affrontando qualcosa di pazzesco, consentitemi questa espressione. Ecco, io prima non l'ho detto, quando i consorzi di filiera hanno messo in atto tutte quelle strategie a cui ho accennato per allungare quei famosi 10 giorni che rischiavano di bloccare la filiera, ecco, questa cosa l'hanno fatta, non è che l'hanno fatta proprio a costo zero. Queste strategie sono costate parecchio, e io non so se un sistema che si basa sul mercato avrebbe potuto affrontare situazioni di questo tipo. Quindi la prima sensazione che ci portiamo a casa è che il sistema sta reggendo, è un sistema ben congegnato, che sta facendo davvero bene per il paese. Ecco, ho detto sta reggendo, non ho detto ha retto, un po' per scaramanzia e un po' anche perché non è che ne siamo proprio così fuori. Abbiamo scongiurato il pericolo dell'intasamento appunto delle filiere. Però noi abbiamo un altro rischio che ci si prospetta. Anche qui faccio due esempi, hanno a che fare proprio con l'utilizzo del materiale riciclato. Allora, i rifiuti di imballaggio in legno, l'ho detto prima, servono a fare i pannelli. I pannellifici stanno riaprendo, si rimetteranno a produrre pannelli, ma se l'economia si dovesse fermare, se la produzione, se il commercio di questi pannelli si dovesse fermare e non ci fosse assorbimento di questi manufatti da parte appunto dell'economia, ecco, evidentemente ricadremmo in una situazione tipo quella che abbiamo paventato all'inizio. La stessa cosa, ad esempio, faccio un altro esempio, l'alluminio. Ora, l'alluminio riciclato dai rifiuti domestici va soprattutto in tre settori, che sono quello dell'edilizia, del pentolame e dell'automotive. Siamo nella stessa situazione. Se l'economia dovesse andare in forte crisi e questi tre settori economici non dovessero assorbire questi prodotti, non solo prodotti finiti, invece questi prodotti da riciclo, anche in questo caso le fonderie smetterebbero di ritirare l'alluminio, banalmente perché non c'è più un mercato. Allora, questo, oltre a spaventarci, però, e oltre a rimarcare l'importanza di quello che diceva Giorgio, dell'importanza appunto dello sviluppo dei mercati del riciclo come assolutamente filiera da sostenere, però ci consegna in qualche modo anche una considerazione che, a mio modo di vedere, quantomeno è importante, non so se è positiva o negativa, ma quantomeno è importante, e cioè che la raccolta differenziata che noi tutti facciamo, oltre ad avere un'istanza ambientale che è sacrosanta e importantissima, perché facendo la raccolta differenziata e avviando appunto questi materiali al riciclo, noi togliamo questi materiali dalle discariche e quindi preserviamo il nostro territorio. Ma oltre a questa istanza ambientale, a un'istanza economica, e qui stiamo parlando proprio di economia circolare, che è strepitosa, cioè proprio con questi esempi che vi ho fatto, qui diciamo sono in termini di rischio di quello che potrebbe succedere, però si dimostra proprio come quello che facciamo tutti i giorni in casa con la separazione domestica ha intimamente a che fare con l'economia del nostro paese. E questo, ripeto, non so se è positivo, io credo di sì, però è sicuramente importante da tenere in considerazione ed è una considerazione che ci possiamo portare a casa da questo periodo. Grazie Luca. Non so se Giorgio vuoi fare una replica, un approfondimento, se no ci avviamo verso le conclusioni, le brevi conclusioni, poi per ricordare anche i prossimi appuntamenti. No, diciamo assolutamente, non ho nulla da aggiungere. Approfitto soltanto, mi sono dato la parola, per ringraziare
Luca Piatto, e approfitto anche per ringraziare, diciamo, attraverso lui anche il sistema CONAI, perché veramente, a parte in quest'ultimo periodo, diciamo, hanno tenuto, diciamo, in piedi il sistema, ovviamente non semplice, però devo dire che anche rispetto al modello che si è messo in piedi in Italia per quanto riguarda il discorso dei mercati dell'economia circolare, della filiera del riciclo, insomma, oggi in Europa siamo un punto di eccellenza anche su questo. In termini di imballaggi abbiamo raggiunto anche livelli di percentuali di raccolta di riciclo molto molto importanti, anche già in linea con alcuni obiettivi europei, perché insomma l'unica cosa che dico in chiusura, insomma, lo ringrazio attraverso anche il sistema CONAI, perché comunque sia continua a rappresentare per il nostro paese, e l'hanno dimostrato anche in quest'ultima fase, insomma, un modello molto importante per la gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare. No, approfitto anch'io per ringraziare, ringrazio io voi, vi ringrazio anche perché mi avete fatto mettere la cravatta dopo tanto tempo, così mi sono, cioè, mi sono accorto che lo so ancora fare, ecco. Bene, allora qualche parola per tirare brevemente alcune conclusioni, insomma, quando parliamo di mercati dell'economia circolare. Luca citava alcuni settori, in particolare l'automotive o il settore dell'edilizia. È evidente che questi settori, man mano che entrano all'interno di un'ottica e di sviluppare l'economia circolare, si trasformano, devono trasformarsi, devono qualificarsi. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di imprenditori che scommettano da questo punto di vista, che scommettono anche su tecnologie innovative, e abbiamo visto anche quanto la questione degli impianti sia fondamentale. Impianti che siano moderni, efficienti ed efficaci sono assolutamente necessari, e sono necessari dal nord al sud Italia, mi viene da dire. È necessario qualificare le aziende che fanno raccolta rifiuti. In questo senso è importante capire anche la relazione poi che c'è con il mondo dei lavoratori, e lo sottolineava Giorgio, per quanto riguarda l'accompagnamento a tutto questo sistema in trasformazione, che in parte è già fermato, come abbiamo detto, ma che è ancora in evoluzione, gioca un ruolo fondamentale la politica, giocano un ruolo fondamentale le amministrazioni locali, che devono scommettere, devono investire di più, non devono commettere. Esiste una legge nazionale che prevede di incrementare gli acquisti verdi e il Green Public Procurement. Non abbiamo citato un aspetto che secondo me è centrale, perché quando parliamo di gestione dei rifiuti e dell'economia circolare parliamo anche di processi che tendono a mitigare il cambiamento climatico, per cui voglio sottolineare quanto diceva Giorgio Zampetti in precedenza, in particolare sulle semplificazioni, ma anche su quelle azioni che dovrebbero essere portate avanti in maniera virtuosa proprio per questi motivi. Noi abbiamo un obiettivo di stare sotto 1,5 gradi di riscaldamento medio del nostro pianeta, ne vediamo già le conseguenze di un aumento della temperatura del pianeta, per cui l'assurdità di non poter utilizzare il 100% di riciclato, costringendo ancora all'utilizzo di plastica vergine, che significa emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Tutto questo lo faremo nelle prossime quattro puntate, che voglio ricordare: il 13 maggio ci confronteremo e discuteremo con il segretario della CGIL Liguria Federico Visigna e con Maria Maranò della segreteria di Legambiente, nell'incontro intitolato Lavoro, sicurezza e opportunità dei materiali post consumo. Il 15 di maggio, come la filiera della carta può tutelare le foreste mitigando il cambiamento climatico, saremo con Enzo Scalia, che è direttore di Relife Group, e con Edoardo Zanchini, il nostro vicepresidente nazionale. Il 18 di maggio, la gestione della filiera dei rifiuti dalla raccolta agli impianti, in questo caso faremo il focus con AMIU, in particolare con Pietro Pongiglione, il presidente, e con Tiziana Merlino, la direttrice, e sarà con noi Stefano Ciaffani, presidente di Legambiente. Ultimo incontro il 21 maggio, come la pubblica amministrazione può contribuire alla green economy, con Christopher Casati, assessore ambiente del Comune della Spezia, e con Enrico Fontana della segreteria di Legambiente.
Tutti gli appuntamenti sono alle ore 18, tutti gli appuntamenti li trovate sulla nostra pagina Facebook di Legambiente Liguria. Io approfitto, dopo ovviamente aver ringraziato Giorgio e Luca, è stata davvero una piacevole chiacchierata, io personalmente avevo proprio il bisogno di confrontarmi insomma su questo livello e su questi temi. Voglio ringraziare chi non appare in video ma che fa un lavoro assolutamente vitale e fondamentale, per cui alla regia abbiamo avuto Federico Borromeo, Ludovica Schiaroli e Laura Casale, che ringrazio vivamente. Per chi fosse poi interessato a visionare le puntate del nostro Ecoforum Tour, quindi le puntate che abbiamo girato all'interno di una cartiera, di un biodigestore, piuttosto che appunto andare nei piccoli comuni ricicloni che superano l'80% di raccolta differenziata, può trovare tutte le puntate sul nostro canale YouTube di Legambiente Liguria. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, ci vediamo il 13 maggio alle ore 18. Arrivederci. Grazie. Ciao.